Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi. Sappiamo benissimo ormai che la regola del 4% rischia di far fallire qualunque progetto di investimento. Infatti, prima di iniziare a scegliere i titoli, gli strumenti sui quali investire, bisogna avere un progetto di investimento. Perché sto investendo in questo modo? Qual è il mio orizzonte temporale? Quali sono i miei obiettivi finanziari? Qual è la mia capacità di sopportare la volatilità dei mercati? Fatevi queste domande e poi impostate il vostro portafoglio. Online ho trovato un articolo, secondo me interessante, che può far riflettere. Chiaramente ci possono essere punti di forza in quello che andremo a leggere e ci possono essere punti di debolezza. Cerchiamo di andarli a sviscerare insieme, poi aspetto nei commenti le vostre opinioni. Ok? Prima di partire, dai, piccolo sforzo, like per supportare il canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Cosa si dice in questo brevissimo articolo? Allora, io ve lo leggo. Non è farina del mio sacco, ma le opinioni saranno farina del mio sacco. Allora, buongiorno investitori a lungo termine, la regola del 4% è un'euristica pensionistica di lunga data e suggerisce che i pensionati possono prelevare in sicurezza il 4% del loro portafoglio ogni anno. Ciò significa che potresti in teoria andare in pensione quando il valore del tuo portafoglio raggiunge 25 volte il reddito annuo richiesto dagli investimenti. Chiaramente questo, aggiungo io, è un concetto che vale per chi non investe in dividendi, in quanto l'obiettivo di chi investe in strumenti a distribuzioni non è quello di andare a prelevare, quindi di andare a distruggere il proprio capitale, ma è quello di vivere serenamente, godendo delle distribuzioni ricevute, senza mai andare a toccare il capitale, capitale che quindi potrà essere tramandato propri eredi e non bisogna per forza andarlo a smantellare gradatamente rischiando di finirlo anticipatamente. Storicamente la regola del 4% ha funzionato bene quando ci si aspettava che i rendimenti del mercato azionario fossero di circa il 9% all'anno, scusatemi, e di circa il 7% dopo l'inflazione. Al netto dell'inflazione, quindi calcolando pertanto un'inflazione del 2%. Voi direte inflazione del 2% fa ridere? No, non fa ridere. Andatevi a vedere le statistiche pre-2022, eravamo su quei dati se non addirittura più bassi. Ma questo, viene detto nell'articolo, non è più il mondo in cui ci troviamo e qui arrivano chiaramente dei dati su aspettative future che possono essere attese o disattese. Pertanto su queste possono essere fatte delle riflessioni importanti. Vanguard, che non è esattamente l'ultima arrivata, stima i seguenti rendimenti medi annuali per le principali classi di mercato nei prossimi 10 anni. E si noti che Vanguard stima un'inflazione media del 2,4%. Allora io adesso vi allargo la tabella e vi leggo semplicemente nella colonna centrale le attese di ritorno medio. Nella colonna più a destra vedete invece le attese di ritorno medio al netto dell'inflazione. Chiaramente ci togliamo un 2,4%. Per le azioni americane ci si aspetta un ritorno medio del 4,2%. Per le azioni globali un 7,9%, quindi una forte sotto performance delle azioni americane. Andrebbero meglio i governativi americani con un 5%, un governativo globale con un 4,9% e le commodities con un 7,2%. E chiaramente queste qui sono stime di Vanguard. Per quanto Vanguard possa essere attendibile come fonte, si tratta sempre di stime. Quindi per quanto riguarda l'azionario americano ci si aspetta ritorni molto molto bassi, perché questa cosa può essere condizionata da tante cose, o perché ci si aspetta utili inferiori nei prossimi anni, o forse perché Vanguard vede il mercato attuale
estremamente sopravvalutato. Come mostra la tabella precedente, quindi, si dice nell'articolo, è improbabile che le azioni statunitensi in particolare e le asset class globali in generale generino rendimenti solidi in futuro. In effetti si prevede che le azioni statunitensi non saranno in grado di sostenere un tasso di ritiro del 4% dopo l'adeguamento all'inflazione, perché con l'adeguamento all'inflazione si scende all'1,8%. La regola del 4% sembra ancora peggiore se si tiene conto della volatilità. La regola presuppone la vendita annua del 4% del valore iniziale del portafoglio, non del 4% del valore corrente. E questa è sicuramente una puntualizzazione necessaria. Nel senso che se io ho un portafoglio, ad esempio, di 500.000 euro, dovrò iniziare ad accumulare 20.000 euro annui e vendo il 20%, scusate, vendo il 4% del mio portafoglio. Ok? Ma se c'è un calo di mercato, anche non esagerato, mettiamo del 20%, e il mio portafoglio scende da 500.000 a 400.000 euro, io per mantenere il tasso di ritiro iniziale, cioè 20.000 euro, dovrò prelevare il 5% del mio portafoglio. Quindi dovrò prelevare sempre 20.000 euro, ovvero il 5% su 400.000 euro. Ok? Il portafoglio è sceso del 20, scende a 400.000, per ritirare 20.000 euro io dovrò prendere il 5% del mio portafoglio. Io l'ho sempre detta questa cosa. Poi in realtà dovresti prelevare un po' di più, addirittura, perché si presuppone che dopo tanti anni di accumulo uno sia in ottimo guadagno e quindi ci dovrai pagare anche le tasse sul capital gain del guadagno, ok? In una grave flessione del mercato, quindi io ho ipotizzato un 20%, ma ho ipotizzato un 40%, la cosa diventa ancora più importante. In una grave flessione del mercato saresti costretto a vendere una percentuale molto più grande del tuo portafoglio per lo stesso reddito. E questa vendita avverrebbe nel peggior momento possibile, quando le azioni sono sottovalutate. Ho fatto anche un video in merito, nel quale facevo vedere un capitale di partenza di 500.000 euro, se non ricordo male era un prelievo mensile di 1.200 euro, quindi non un prelievo altissimo, che aumentava del 2% all'anno, ipotizzato all'inizio del decennio perduto. Sono stato cattivo, l'ho fatto proprio nel momento peggiore, tra l'altro anche in un periodo abbastanza recente, per poter fare decumulo, ebbene i soldi finivano troppo velocemente. Non sarebbero durati neanche 15 anni, se ricordo bene, quindi eventualmente potete andarvi a rivedere il video. Per affrontare queste sfide, nell'articolo si propone la regola, la nuova regola del 4%, che raccomanda di investire in titoli con rendimenti del dividendo del 4% o più. Chiaramente anche questo, aggiungo io, implica dei rischi. 4% è un dividend yield non elevatissimo, ma abbastanza alto, quindi la selezione deve essere molto molto accurata, soprattutto per quanto riguarda le azioni, le singole azioni. Bisogna inoltre calcolare chiaramente la tassazione, ipotizzando di investire magari tramite ETF, un 4% netto diventa, per quanto riguarda magari un azionario, diventa all'incirca un 5% lordo. Per quanto riguarda un ETF magari obbligazionario su mercati emergenti o titoli di Stato, è meno, magari con un 4,5 più o meno ce la caviamo a tirare fuori un 4 netto. Chiaramente poi esistono anche i certificati, le obbligazioni singole e tanto altro, che permettono di arrivare a un 4% netto in maniera abbastanza agevole. Pertanto possiamo
aggiungere che il mondo della distribuzione dei dividendi, delle cedole, non si esaurisce alle azioni, ma si può allargare a tanti altri strumenti, ETF, obbligazioni, ETF obbligazionari, certificati. Il mondo è molto molto variegato e chiaramente creando un giusto mix si può arrivare, secondo me, ho fatto anche alcuni esempi in video dedicati in cui facevo piccoli portafogli dal 5% netto, si può arrivare al 4% netto, che può essere un'ottima soglia per vivere di dividendi. Chiaramente certezze non esistono, come non esistono certezze per il decumulo, non esistono neanche certezze per i dividendi. Qualcosa può sempre andare storto, però sinceramente mi sembra più facile andare a cercare rendimenti da dividendi piuttosto che affidarsi a un decumulo che è molto molto rischioso in quanto soggetto all'andamento del mercato. Si conclude questo articolo dicendo che tutto quanto detto fino ad ora significa che il tuo portafoglio genererà il reddito necessario per la pensione senza dover vendere. E secondo me questa è la cosa più importante. Tu, incassando cedole e dividendi, non vai a smantellare il tuo portafoglio. Dal punto di vista di flusso di cassa ti può sembrare la stessa cosa, vendere o ricevere un dividendo, ma in realtà sono due concetti economici estremamente differenti. Prova a pensare di avere magari, non so, un bar, e una pizzeria, un'attività commerciale qualunque, e dici: mi voglio pagare il mio stipendio, cosa faccio? Pesco dalla cassa 1000 euro oppure vendo la macchina del caffè? E chiaramente se pesco 1000 euro dalla cassa, 1000 sono, e non intacco la capacità della mia attività commerciale di produrre ulteriore reddito e quindi andare a pescare altri 1000 euro magari fra un mese. Se vendo la macchina del caffè del mio bar, non so a quale prezzo venderò la macchina del caffè, magari il mercato delle macchine del caffè sarà in un brutto momento e la venderò sotto costo e non produrrò più caffè. Una bella penalizzazione per la mia attività. Ok, concludiamo. Ci sono diversi vantaggi nell'investire per il reddito quando si è in vista della pensione, ma anche prima per costruirla. La volatilità diventa un alleato. Perché? Perché i crolli del mercato non richiedono la vendita se i tuoi titoli mantengono i loro pagamenti. Anzi, se hai un piccolo surplus di dividendi, puoi sfruttarlo per andare a comprare e quindi aumentare ulteriormente il tuo flusso. Tranquillità, perché la sicurezza pensionistica non è legata ai prezzi del mercato, ma solo alle cedole ai dividendi, che sono estremamente più prevedibili e stabili, aggiungo io. Opportunità nelle fasi di recessione. L'ho detto prima, il reddito in eccesso può essere reinvestito quando i titoli sono sottovalutati. Questi qui sono tre punti che a me piacciono tantissimo. E si finisce dicendo che con l'evolversi delle condizioni del mercato devono evolversi anche le strategie pensionistiche. La regola nuova del 4%, di cui si è parlato fino ad ora, incentra su titoli di reddito di qualità e ad alto rendimento la propria strategia e offre un'alternativa promettente all'approccio tradizionale. E chiaramente è fondamentale poi cercare titoli da reddito, quindi titoli da dividendo, titoli con cedola, strumenti finanziari, insomma, di elevata qualità, quindi che possano garantire una stabilità dei rendimenti, se non addirittura una crescita. Vedere la crescita dei dividendi, del flusso di cassa tramite dividendi e cedole nel tempo, senza anche dover far nulla, è veramente qualcosa di eccezionale. Pensate a quelle azioni che aumentano i dividendi ogni anno. Ebbene, voi anche senza reinvestire nulla avreste un flusso di cassa che cresce nel tempo. Chiaramente certezze non esistono, però a me piace questo concetto, questa nuova regola del 4%,
E adesso aspetto i vostri commenti in merito. So che in tanti non saranno d'accordo, ma anzi, in pochi direi non saranno d'accordo, saranno i soliti 3 o 4. Evidentemente non vogliono capire la tranquillità e la serenità che possono dare strumenti a distribuzione. Direi che per il video odierno abbiamo finito. Un saluto a tutti i miei cacciatori di dividendi. A presto da Lorenzo e ciao.